Buonanotte a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati sul continuo di questa serie fantastica a Suoli. Quindi continuiamo subito senza perderci chiacchiere. Siamo rimasti qua l'altra volta, quindi andiamo a vedere cosa accadrà oggi, ragazzuoli. Comunque, come state vedendo, gli appuntamenti stanno durando un bel po', ragazzi. Quindi li sto facendo durare veramente mezz'ora, anche 40 minuti, raga, a volte. Però e questo è proprio il fatto della serie. Il bello è questo, ragazzi, che comunque anche voi vi dovete godere al meglio ogni singolo episodio, quindi deve durare comunque abbastanza. Adesso, se dura 10 minuti, ragazzi, non c'è gusto neanche per voi vedere una serie del genere. Beh, e poi, ragazzi, dobbiamo cercare di... Eccomi qui. Ma la voglio portare più frequentemente, almeno anche voi, diciamo, capite bene quello che sta accadendo in questo gioco. Perché io mi sto veramente rincoglionendo, signori, quindi... Vediamo un po' cosa bisogna fare oggi. Di nuovo il cartellino, perfetto. Meno male che si è portato, perché se non sopportava le botte che gli davo a questo, manco se lo immagina. Di nuovo apre la porta senza nessuna paura. Si riprende il suo cartellino e proseguiamo la nostra... Oh, tua madre! Che cosa? No, no, non ho visto! Mamma! Vai via! Lontano! Raga, all'ultimo ho visto che devo dargli il calcio. Dove stai? Ancora. Bobby, avvicinati. Bobby, non c'ho paura di te. Bene così, perfetto. Bobby, così. Ehi, non sono cattivo, vero? Sono buono. Mi sono espresso male. Voglio passare, non è vero. Avvicinati, voglio passare, mi devi far passare. Sì, perfetto. Non sarà sicuramente perché ovviamente non devo passare qua, però ho il problema tante volte. Cioè, se è sbagliato lupetto qua. No, niente, non mi fa passare qua. Non mi fa passare, non mi fa passare. Ci ho riprovato, raga, due volte, se sa mai, dici. Tante volte. Mi sono espresso male. Ma anzi che te sta di niente, c'è un buce di culo di femmino. C'è proprio un culo che te si porta via. Vabbè, se andiamo da qua. Ragazzi, lupo, andassi a fanculo sto lupo, va. Andiamo qua che c'è sta. Un bel sigaro. Ah! Vi ricordate il sigaro, ragazzi, che era quello che abbiamo trovato nella miniera? Il mozzicone di sigaro che abbiamo trovato nella miniera? Ah! Vedete che c'è il sigaro, quindi è questo qua la merda. Vieni qua, prendiamo qua che ci sta qua sopra. Un baule, una bella pistola no, tante volte, eh. Vai, apri, apri. Apri, apri, apri. Che merda. Forse questo farà stare buoni i lupi. Ah, mo io lo lanciamo e ce ne andiamo noi dentro quella porta. Aspetta però, la destra sbrilluccia qualcosa, ragazzi, quindi andiamo a vedere un attimo qua a destra. Comunque stava sbrilluccicando qualcosa. Che poi è quello dove è andato lui. E infatti c'è il lucchetto. Quindi allora dobbiamo veramente tornare indietro lì dal lupo, perché qua c'è il lucchetto. A meno che non si trova qualche chiave qua, ma non credo. Qui c'è un'altra cosa, quindi entriamo anche qua, ragazzi. Cerchiamo di esplorare un pochino tutto al meglio. Vedete? Indizio da bagaglia dei ritagli. Una mappa della montagna con avvistamenti scomparsi recenti annotati con relative date. Sembra il lavoro di una mente ossessionata. Vedete? Comunque lui che sta tenendo d'occhio il tutto, ma questo già bene o male l'avevamo immaginato. Allora, torniamo dal lupo. Se magari esce sci, sto scemo. Ok. Torniamo dal nostro cagnolino, bello carino, bello carino. Gli damo l'osso e lo mandiamo a fanculo a dormire. Io vi ho avuto la scatola dell'osso, no uno solo. Ma senti, gliene davo un botto. Vieni qua, Bobby. 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 Chi è? Ah, vedi, baffanculo? Sì. Magna quell'osso, non rompere i coglioni. Calma, bello. Calma. Bene così. Perfetto. Sì. Ma che cazzo si avvicinava? Che cazzo si avvicinava? Ehi, bello. Ti piace? Sì. A tutti piace qualche carezza. Sì. Sì, bravissimo. Sì. E non mi fa passare, raga? No, perché mi riporta la faccia di qua. Non ci fa passare, ma veramente?
Vediamo allora, un po'. Ok, perfetto, c'è la giacca. Qui? Un bel buco. Anzi, mette proprio la giacca questo. Dai! Madonna, io faccio tutto per più alla, ma sti cazzi. Che bucio de culo. Bene. Bucio de culo proprio, raga, questo che c'ha. Ok. Questo c'ha pure la pistola, mo che cazzo ci famo con la pistola? Si può passare qua a Bobby e mi ti fa passare una certa però, Anche se non abbiamo le chiavi e niente, Bobby credo che non ci faccia passare ancora. No, sì, niente, va solo a carezzare sta faccia da culo. Sì. Bravissimo. Bravo, bravo. Bravo Bobby, bravo Bobby. Allora andiamocene qua, allora, visto che il lancio fa passare, lì abbiamo messo le chiavi. Ah, le chiavi. Dove cazzo le troviamo le chiavi noi? Vediamo se qua c'è qualcosa. Sicuramente, sicuramente qua c'è qualcosa. Vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Oh, ma che bastardo, ma vedo cazzo le abbiamo queste chiavi. Vediamo se c'è qualcosa più avanti qua. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo, passa, 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 Citroen. Di nuovo da Bobby, sì, siamo tornati. Basta con sto Bobby. Sì. Ok, perfetto. Perfetto. Te sei fatto sentire, no? Te sei fatto proprio sentire. Poi di via una spranga di ferro, no? La tua spiega un proiettile, sto scemo da guerra. Vediamo qua che c'è sta, sicuramente in cazzo. Ah no, invece no. Beh, sicuramente toccherebbe andare a destra o a sinistra per vedere qualche indizio, raga, ma è meglio che intanto. Andiamo un po' di fretta. Oggi voglio proprio veramente fare tante cose, quindi. Non perdiamo tempo a andare a mucinare in giro, che può essere che tanto non troviamo neanche niente. Ma dove cazzo sta andando? Ma questo, guarda che posti brutti che stanno a trovare. Qua che c'è sta? Niente, 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 niente. Dobbiamo andare qua per forza, raga. Mamma mia, signori. Mamma mia, ogni puntata sta prendendo una piega veramente strana e molto tosta. Tosta, proprio tosta. Qua c'è qualcosa qua? No, non c'è nulla perché non mi ci fa neanche andare. Quindi siamo obbligati ad andare da questa parte. Noi ci andiamo senza problemi. Un altro lucchetto, posso spiegare? Chiusa. Non fa cacciare le piasse in corpo. Tlac e mo ci stanno i colpi, guarda, eh. Ah no, ci stanno. Oh merda. Cazzo. 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 Credo che sicuramente non ti ha sentito nessuno. Ma stanne certo. No, tranquillo, non ti ha sentito nessuno. Ah, vedi, è lui che sta proprio a decidere quello che dobbiamo fare. Minchia. Ehi, è chiuso. Lo vedi? Lo vedi? Ma madonna mia, sto cazzo, sto gioco mi sta impicciando proprio. Sto delle cose veramente assurde. Sto gioco sta impicciando veramente tanto, raga. Vai, andiamocene giù. Ci sta facendo passare proprio da una cosa a un'altra, quindi. Non riesco a credere che siamo. E ci sta a far capire che comunque quello ci sta a seguire da tantissimo tempo. Quindi è lui che sta a decidere tutto. Forse dovevamo controllare il capanno per vedere di persona. Non lo so, ci sono cose che una volta viste non si possono più dimenticare. Sì, mi direi proprio di sì, eh. Certe cose vanno viste coi propri occhi. A me basta la loro parola. Guarda, un'ascia. Mi sento meglio con un'ascia. Come dici te?
Allora, vediamo un po' che dice questo indizio. Un'ascia conficcata alla porta della stazione della finita prima che prima non c'era. Quindi lo sta a fare apposta lui, regà, lascia tutte queste armi, queste cose. Adesso la porta è chiusa, Matt. Secondo me. Sfonderesti la porta? Wow, aspetta un attimo. Se buttiamo giù la porta, ci sentirà. Tu hai un'idea migliore? Non saprei. E se... Guarda. Cosa? Una finestra. Fantastico, Matt. Da quella fessura ci passa solo il burro a cacao. No, andiamo. Tu non passerai mai di là, ragazzone. Infatti passi te, vattene a fanculo, mi hai fatto pure un torto, mi hai fatto. Io non ci passerò, ma tu sì. Ma sei matto? Vuoi che mi infili in quel buco minuscolo? Sì. Ho visto infilare jeans anche più stretti, eh. Ah, scusa? È un talento. E va bene, forza. Bene. Si va. Ah, mi riesce passi, sta rompere i coglioni. Merda! Andiamo! Ma c'è passa pure lui, raga, ci stanno 70 metri, ma c'è passa pure io là dentro! Oh mio Dio! È buio pesto, non mi piace! Io sono qui, Em. Non vedo niente, e qui è pieno di roba contro cui vado a sbattere! Calma! Non c'è un chiavistello? Niente? Matt, qui dentro ci sono dei ragni! Stai attenta! Non è facile fare attenzione quando intorno a te è tutto buio! Ehi, sto solo cercando di rendermi utile! Quasi! Ci sono... Quasi! Beh, te lamenti! Matt, scherzi! Per favore... come John Travolta. Raga, non me ce fa andà. Che bastardo, come non me ce fa andà? Ma come non me ce fa andà? Ah, bene, che cosa hai fatto? Cosa? Sono chiusa là dentro, al buio, fra le ragnatele e la polvere. Tu te ne vai via. Ho solo... Non dirmi M. Sappi che ho appena perso quel minimo briciolo di fiducia che avevo ancora in te e nel fatto che tu sia in grado di proteggermi da quello che si nasconde qui fuori e che sto davvero da schifo. Dai, basta. Mi dispiace. Non so a cosa pensare. Il problema è proprio che tu non stavi pensando. Oh. Dannazione. Cos'è successo? Questa è follia. Siamo stati qui solo poche ore fa, deve essere appena successo. Cosa cazzo sta succedendo? Deve essere quel tizio, quello che... chi ha preso Chris, Ash e Josh. Deve sapere che questa è la sola via di fuga. Non lo dire. Guarda, la cabina è finita laggiù. Beh, in fondo, voglio dire, non è così lontana. Ci arrivi con un salto. Salto bene, Em. Ma non così lontano. Grazie della fiducia. Beh, Matt, se non ci arrivi con un salto, cosa facciamo ora? Non lo so. Dio, è stato distrutto tutto quanto. Non ci posso andare con un salto, ma vaffanculo, assalta te, oh. Vediamo un po' che c'è qua, tutta roba. Pure per te la sbelluccica. Mamma mia, regà. Qualcuno si è... Sì, certo. Riattaccami al quadro, sai che cazzo ci frega. Già funzionava a malapena prima, figuriamoci adesso. Torre antincendio. Ehi, Marco Polo, e se mettiamo in funzione la funivia e ci diamo una mossa, eh? Questa mi sta proprio sul cazzo. Amichevole. Non mi piace. Manca a me. Per terra? Che non mi ci faceva cliccare. Non mi fa cliccare per terra. Si illuminava anche per terra. Ma no, qua non mi frega niente, per terra. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. Se hai idee. Guarda tutta questa roba, deve esserci qualcosa di utile. Ok, ce la guardiamo solo? Bene. Ecco, serve pure una chiave. Siamo al punto di partenza. Che ne dici della torre antincendio, quella sulla mappa? Beh,
potrebbe essere un'idea. Forse c'è una radio o qualcosa, voglio dire, sarebbe logico, no? Sì, forse. Matt, dobbiamo arrivare a quella radio. Vabbè, andiamo, dai. Usare la radio per chiedere aiuto. Qualcuno riuscirà a ricevere il segnale. Ah, bene, qualcuno sta iniziando a seguire le regole. Ma è meglio che ne segui, guarda. Buttarci tua. Regola 1, Emily ha sempre ragione. Regola 2, non serve aggiungere altro perché Emily ha sempre ragione. Madonna, quanto pensa su... No, raga, io la faccio morire questa, vi giuro, Raga, io questa la faccio stirare proprio in un modo assurdo. Mi sta sul culo. Mi sta proprio sul culo, raga, vi giuro. Oh, aspetta. Che devi fare, deficiente? Che stai facendo, tesoro? Ci sto tirando fuori da questo casino, genio. Dai, incarcio un culo, se andava, andavo io, raga. Basta che te sbrighi, però, genio. Dai, dai, dai. Gliel'hai fatta, oh. Ma guarda qui. Tu vieni con me, bella. Quanto è guardiamo se stacca, eh? Vieni, possiamo uscire passando di qua. Dici? Oh! Stai bene? Sì! Grazie, forse dovresti andare tu per primo, per proteggermi. Ma io ti lasciavo a Napor con due, sei una stronzona te. Ok. Ok, piano adesso. Ok, bene. Oh mio Dio. Quasi. Ci sono. Vai, vai. Vai, ragazzi, madonna mia. Guardare giù. Difficilissimo, vi giuro. Troia, grazie al cielo è fatta. Puoi dirlo forte. Andiamo, andiamo, andiamo. Io vedi, con sta accetta, gli davo una accettata. Questa è una mignottona, raga. Porto il matradito, me sta pure a comandare, rompe i coglioni. Sei bella stronzetta tu, signora mia, Sei proprio stronza, fatto odio tutto al cuore. E se non funzionasse? Cosa? La radio. Funzionerà. Ma sappiamo del culo. Se non lo facesse, ci serve un piano. Forse... possiamo scendere a valle. Scendere da cosa? Dalla montagna. Sei serio? E che ci vorrà mai? Non è certo. Sospesa in cielo. È come se lo fosse, è buio pesto. Ehi, spero che non dovremo farlo. Credi che quello psicopatico ci permetterà di andarcene? No, ma dovremmo trovare... No, ma ce ne frega anche adesso. E aspettare che passi. Domattina sarà più facile valutare chi è falso. Non diventa mai giorno in questo momento. Se lo aspetta di certo. Questo comunque. Boh, c'è veramente quelle torce che sono finite, raga. Sono finite proprio quelle torce. Una cosa assurda, oh. Perché qua non mi fido per niente, raga? Non mi fido per niente di questo ponticello. No, strano, non è successo niente. Strano, di solito schioppano tutti. Vediamo dove ci sta portando questa. Io me ne andavo a sinistra, era meglio. Era meglio andare a sinistra. Oh, vediamo un po'. Totem, sicuro. Eccolo, Gilberto. Vediamo Gilberto che dice. Totem fortuna. Le debundici deve far fare forse. Fortuna, fortuna, signori. Fortuna, signori. Ok, il totem della fortuna. Ce ne vorrebbe un bel po' qua, raga. Guarda che bella luna. Che carina. Che carina. Vediamo un po' dove ci sta portando Emily qua. No, sulla torre. Guardiamo che fine merda famo, Ecco, dove ci ha portato, brava. Attenta dove metti i piedi. Sì, Matt, potendo scegliere eviterei di concludere la serata precipitando verso morte certa in un dirupo. Oh, io ho detto che questa sta proprio sul cazzo. Non ci posso fare niente, raga. Ma torniamo indietro, rincoglionita. Ma che cos'è? Gesù, cazzo! Cazzo!
cazzo è stanno i cervi corrotti pure mo? Gioca, proviamo a qualcosa qua. No. Ci mancano pure i cervi che vengono a rompere i coglioni, mo, ma ti pare una cosa normale. Questa cosa sta a far bagno, questa poi c'ha la maschera, la piscina, porco due. Oddio mio. Mettiamo qua, potete cazzo gira. L'Ave Maria. Cosa sta a fare la doccetta che te puzza la patatetta? Regà, non l'ho visto quello dietro! Ehi! No, regà, non l'ho visto quello dietro! Ragazzi! C'è questo tranquillo! Cosa ci fate come... lì fuori? Sta a fa come cazzo gli pare questo, regà! Ma che cazzo di roba è? Regà, non l'ho più visto, vi giuro! E te fa la porcellina. Mio Dio, non l'ho proprio visto. Tenta Sam. Se che cosa fanno. Ecco, andiamo in giro con Sam a mezza nuda, mo va. Chris! Vai. Chris! Josh. Vieni qua! Sono tutta per voi. Ma che diavolo! Raga, è cambiata l'atmosfera. È cambiata l'atmosfera. Io non capisco una casa senza una cazzo di luce. Tutto buio. Ti piasse in corpo al culo. Ma che siete scemi. Ma va a morire ammazzato destro orologio de merda. Tutte candele. Guarda raga, ha fatto le frecce. No, guardate raga, ci sono i palloncini con le frecce. Chris. Mamma mia, sto gioco lo sto capendo troppo bene raga. Sentite, adesso stiamo esagerando. È lui che ha fatto tutto quanto, capito come? Molto divertente, Perché vi ricordate che ce l'ha fatto anche su un'altra scena, un palloncino con la freccia? È ora di finirla, va bene? È lui che la sta impressionando dopo lui. Sì, sì, ora faccio io come va bene. Guarda qua che botta che pì, Ok. Dobbiamo scendere qua. Dobbiamo scendere giù. Posso riavere i miei vestiti o devo passare il resto del fine settimana con questo asciugamano? Beh, asciugamano, non sarebbe male, okay. Non sarebbe male, Regà, no. Si è staccato il palloncino. Si è staccato il palloncino, signorina. Signori, che poi da casa hanno acceso le candele in tutta casa. Okay, se volevate spaventarmi, ci siete riusciti. Mamma mia, signori. Devi scendere, scema. Vai. Dove andiamo? Oh cazzo. Oddio, non voglio vedere. È una torcia infinita ancora accesa. Oh, che strano. Gino Paoli, eccolo là. Sentite, ne ho abbastanza. Questo gioco del silenzio non mi piace per niente. Ciao Samantha. Mi stai cercando? Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Samantha. Io... potrai vedere soltanto quello che vorrò io. No, raga, un'altra scelta, no, dai. Cosa succede? Apri gli occhi. Oh mio Dio. È davvero bellissima, non trovi? Cosa ci fate lì fuori? Una splendida ragazza che fa il bagno. Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Perché mostri queste cose? Perché stai guardando? Come ti fa sentire? Mio Dio, che cosa hai fatto? Mamma mia, regà. Ora ti darò 10 secondi. 9. 8. No. 7. Ti prego, no! 6. No. Lanciavaso. Lanciavaso.
Giovanna! Salta, 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 che nasconditi. Oh merda. Madonna, quanto è grosso il capo lui, è una bestia, oh. Oddio, 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 come mi fa così, mi sta proprio l'ansia pure a me. Dacci tu una questo. Scappa, scappa, che nasconditi, scappa! Guarda quanto è brutto e grosso, raga, è assurdo. Anche se secondo me dovevamo far nasconditi, ma sicuro. Tira, tira, tira. Tira. Che culo. Boom! Che bucio di culo, raga! Che bucio di culo! Che bucio di culo! Oh mio Dio, raga! Mi sto sentendo male! Apri sta porta, vaffa! Ecco! Ma sarà appena fatta la doccia, dai, porella! Corri! Corri, corri. Occhio al vaso che te casca in testa. Sicuro. Merda. Nasconditi, proviamo a far nasconditi. Proviamo, proviamo, ragazzi. Oh, cazzo, cazzo. Ci voglio provare, raga. Voglio cambiare. Perché se fai scappa, diciamo che è scontato. Forse è scontato, scappa. Vieni qui, vieni qui. Amici. Oddio. Oddio, raga. Oh mio Dio, non dovevo muovere niente. Cazzo. Che sei scemo. Che culo, raga, non ho mosso il pad neanche di un millimetro. Ma sto cagà sotto, signori. Arieccolo. Arieccolo. Secondo i piani. Che dici? Auto è rotto, ricoglioni. Piano così astuto e attento. Eppure in un momento cruciale la tua incapacità ti intrancia. Te l'ho detto. Le azioni hanno sempre delle conseguenze. Pensi che questo errore non avrà ripercussioni? Quello che fai e dici porta sempre a cambiamenti. Già, tutta la fatica fatta esplorando la fonte delle tue paure. E tu l'hai usata per far del male. La tua paura opprimente dell'emarginazione. L'hai usata contro le persone che tanto disperatamente volevi tormentare. Ne è valsa la pena. Oh mio Dio! Oh mio Dio, signori, mi sono cagato pure io, però penso che quello mi viene ucciso e si straccia a muore, no, bastardo! Mamma mia, ragazzi! Madonna mia, che puntate, che puntate, signori! Porca miseriaccia! Vediamo un attimo cosa sta accadendo, che semmai può terminare qua l'episodio, raga. Ciao, si sta facendo interessare. Ciao, Samantha! Mi stai cercando? Dovremmo cercare gli altri. Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sam chissà dov'è. Credo che sia alla bagna. Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo! Ehi, guarda! Torre antincendio! Ah! Matt, che cos'è? Non lo so. Fermi tutti! Fermi tutti, ragazzi, continuiamo la prossima volta. Ragazzoni miei, che dire, questo appuntamento pure è uno scacaccio continuo. Ragazzuoli, vi invito a lasciare tanti pollici in su, commentate, condividete, passate alla pagina Facebook e Instagram. Mi raccomando, continuate a supportare questa serie. Stiamo andando veramente alla grande, ragazzuoli. Non vi perdete il prossimo appuntamento
Credo che comunque gli appuntamenti li farò alle 11, alle 22 tutti i giorni, ragazzi, per concludere questa serie. Quindi mi raccomando, non lo perdete il prossimo. Ragazzoli, tanti like, mi raccomando, supportiamola, che sta avvenendo qualcosa di epico. Al prossimo appuntamento del vostro giocherino. Ciao ragazzi.